Sono costretto a illustrare questa interpellanza ad un, eh, eh, un sottosegretario che non ha deleghe specifiche sul patrimonio. Quindi mi metto nei suoi panni e mi rendo conto che più che leggermi la risposta poi non potrà argomentare, e questo mi offende non da parte sua, ma da parte di chi mi avrebbe dovuto rispondere e non è in questo momento in aula, anche perché. Poi se mi stupirà il sottosegretario ci mancherebbe altro se ha competenze specifiche sull'argomento e eh, eh, lo vedremo perché parliamo di un'operazione mastodontica, immane che potrà coinvolgere o potrebbe coinvolgere decine e decine e decine di milioni dei soldi pubblici quindi quello che mi ha ispirato prima e mi ispira oggi a porre questa interpellanza è uno, Salvaguardia del danaro pubblico principalmente sotto tutti gli aspetti. Parliamo della sede unica o della sede della Regione Abruzzo su Pescara, qualcuno impropriamente denominato la City, ma non è questo il punto. La procedura inizia, lei si ricorderà, Presidente Sospiri, sottosegretario, non so, forse non c'era lei, nel 2010. Inizia con una serie infinita di delibere di giunta regionale per il recepimento su Pescara di un immobile da destinare a probabile sede unica degli uffici regionali. Cos'è accaduto? Che dopo una serie infinita di delibere di giunta nel 2015, con la precedente amministrazione, si va ad individuare e a eh, valutare la proposta di una con pagine societaria che proponeva a Regione Abruzzo questa sede. Nella valutazione, a seguito della valutazione, la procedura viene sospesa per una serie anche di rilievi fatti dal sottoscritto, anche e soprattutto all'autorità giudiziaria, perché ritenevo che in quel posto c'era e c'è il piano di rischio aeroportuale, la cosiddetta zona rossa, zona di tutela aeroportuale, e non poteva essere realizzata una sede di regione Abruzzo e anche autorità importanti mi diedero ragione. Quindi sospensione della procedura nel 2015. Quindi partiamo da qui. Ora che cosa accade? Accade che la dirigenza, il dirigente del settore patrimonio di questa regione che ha fatto un ottimo lavoro, direi un grande lavoro, negli anni inizia un'interlocuzione con gli altri uffici regionali dice che la procedura sospesa si sarebbe dovuta revocare e andare ad eh, trovare altro, perché non si può lasciare per decenni, qui gli avvocati in aula mi insegnano una procedura amministrativa appesa, lasciata così. Inizia questa interlocuzione, c'è una proposta di delibera regionale di revoca di quella procedura perché non poteva più andare avanti, questa proposta di delibera regionale non viene presa in considerazione, nonostante fatta dal servizio gestione patrimonio di questa regione Abruzzo, non viene presa in considerazione, viene lasciata marcire nei cassetti di questa regione e poi si chiede di valutare una alternativa, ma mi ascolti bene. Ci tengo all'Avvocato Di Matteo. Nel mentre si chiede di valutare l'alternativa, quindi un altro immobile, si lascia comunque appesa quella procedura sospesa. Il dirigente del servizio patrimonio intima ancora una volta alla regione dicendo se apriamo un'altra esplorazione, ci apriamo al mercato, andiamo a trovare un altro immobile parallelo a quel che, abbia, che avevamo trovato in precedenza, dobbiamo revocare la procedura, non possiamo lasciare una procedura aperta ed aprirne una nuova simile parallela, perché questo? A tutela delle casse pubbliche, perché la precedente compagine societaria che era rimasta appesa potrebbe dire un domani alla regione ma come, si è andato a chiedere un altro immobile sul mercato, si è andato a chiedere una procedura simile alla mia e mi hai lasciato in sospensione senza definire la mia procedura. Quindi questo era il punto per tutelare da un'eventuale, probabile richiesta di risarcimento a danni che ci potrebbe sempre essere, magari anche in futuro. Non si dà ascolto a questo, si va ancora avanti adesso attualmente con due vostre delibere di giunta regionale si continua a mandare avanti, quindi avete addirittura emesso un avviso pubblico per il recepimento di un immobile da prendere in locazione per sei anni rinnovabili con opzione d'acquisto, nonostante vi sia già una procedura avviata nel lontano 2010 mai revocata e lasciata lì appesa come un ramo che penzola dall'albero. Allora, il punto è questo, si va ad intersecare a questa operazione una terza procedura che io dico. Allucinante e vergognosa. Cioè su Pescara ci sono due immobili, uno a via Raffaello e uno a via Lebovio, di proprietà pubblica di Regione so Pubblica, che si sarebbero dovuti ristrutturare e manutenere, c'è stata anche una proposta qui, in tal senso, per la ristrutturazione di questi immobili, pari a 3 milioni di euro. Questa proposta è stata lasciata anch'essa nel cassetto dimenticata da tutti, quindi abbiamo due mobili di proprietà, non vengono ristrutturati, vengono lasciati in abbandono, nonostante anche lì c'era una proposta di ristrutturazione, c'è una prima proposta di acquisto o di, di, di presa in locazione del 2010 che rimane sospesa e voi come Regione Abruzzo attivate un ennesimo bando per individuare sul mercato la Recepimento di un immobile da prendere in locazione con opzione di acquisto. Una confusione, Presidente Sospiri, amministrativa per dirla con termini morbidi, per non dire altro, allucinante, che fa acqua da tutte le parti. Alla luce di tutto ciò, addirittura, mi sembra. Non riesco più a capire adesso in capo a chi sta la competenza di gestire tutta questa operazione perché sembrerebbe che il dirigente del settore patrimonio che ha competenza specifica a dirimere e a risolvere tutta questa matata sia stato anche esautorato e adesso non si sa in capo a chi risiede la potestà, il potere di risolvere questo benedetto grandissimo problema. Comunque attualmente rimangono due avvisi che cercano sul mercato un immobile da prendere in locazione su Pescara, nonostante i due immobili di proprietà lasciati in abbandono a marcire, uno a Corso Raffaello, uno a Via Raffaello e uno a Via Lebovio. Perché le dico, Presidente del Consiglio, lasciati a marcire? Perché la vostra proposta si chiedevano 3 milioni di euro per la ristrutturazione e nel bilancio 2020, dove avreste dovuto prevedere i 3 milioni di euro, non avete previsto... Nulla. Alla luce di tutto ciò e vado a conclusione, io sono fortemente preoccupato per, preoccupato per le casse pubbliche. Uno, è perché nonostante vi sia ancora la procedura del lontano 2010 aperta, sospesa, si sia attivata un'altra procedura parallela e simile e quindi, e quindi un domani la regione potrebbe essere chiamata a risponderne anche per responsabilità precontrattuale, perché la compagine societaria che è rimasta così appesa dal 2010 potrebbe dire ma come, avete, non avete definito la procedura come, avete aperto un'altra procedura e magari tra qualche giorno voi l'affidate, voi andate ad individuare quell'immobile sul mercato. E che vi pensate? Che la società se ne stia così a guardare, presidente, sottosegretario, consiglieri e chi risponderà di un'eventuale richiesta di responsabilità o risarcimento danni a Regione Abruzzo. Primo punto, mia forte preoccupazione. Secondo punto, i due immobili di proprietà della Regione Abruzzo, insistenti su Pescara, uno su Via Raffaello e uno su Via Lebol che avete lasciato così, avete abbandonato così nonostante la proposta di ristrutturazione e la richiesta di 3 milioni di euro non stanziati in bilancio, nonostante un'altra proposta di valorizzazione perché quella era l'alternativa, il dirigente del settore patrimonio vi dà l'alternativa dicendo ristrutturiamo gli immobili che abbiamo in proprietà, lì vicino c'è un altro appezzamento di terra che poteva essere valorizzato con aumento di volumetria realizzata lì. La sede unica di Regione Abruzzo, dove già abbiamo edifici di proprietà. Quindi, di fronte a tutto ciò, ci troviamo a doverne almeno rispondere qui in Consiglio, perché dobbiamo capire che cosa volete fare. E quindi io vado a conclusione, Presidente, con una serie di domande, di richieste. La prima è. Se per la predisposizione delle due delibere... No, digi... consigliere Pettinari, però concluda. Perché... No, no, sto concludendo. Ah, Ma che ha la replica, No, 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 no questo è importante, lasciarlo agli atti. No, perché ha la replica? Presidente, lasciarlo agli atti. Eh, ho finito, atti la ho consegnata. finito. Ecco, la caso. prima domanda è, vado a, a sintetizzare, le due delibere 2019 e 2019, quindi vostre, della vostra amministrazione, sia stato coinvolto il competente servizio gestione e patrimonio immobiliare. In caso contrario, di, si chiede di conoscere quali siano state le motivazioni che hanno portato a tale scelta. La seconda: le motivazioni per le quali sempre le due delibere di giunta risultano sprovviste del preventivo parere di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del servizio gestione e patrimonio. Perché manca anche il parere. Quindi un altro dubbio enorme: se sempre le due delibere e, e, e prodotte da voi, il competente servizio gestione patrimonio immobiliare sia stato esautorato per il futuro dell'iter amministrativo inerente l'oggetto delle delibere attraverso il modulo della locazione con opzione d'acquisto. E oggi in capo a chi sta la competenza? Se è stato esautorato il servizio, chi si se deve occupare? Vado a conclusione. Se l'attuale governo regionale non ritiene, in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa e alla tutela delle casse pubbliche della regione, di annullare l'iter avviato con le delibere del 2019, le vostre, perché non possiamo mandarlo avanti questo qui, onde evitare che un domani la regione Abruzzo possa essere chiamata a rispondere, di eventuale responsabilità da parte della ditta individuata nel 2015 se l'attuale governo regionale per risolvere problematiche inerenti le criticità strutturali di alcuni edifici di proprietà della Regione Abruzzo su Pescara intende proseguire con l'utilizzo l'indirizzo politico della sede unica regionale o abbia intenzione di valutare proposte alternative come ci sono state da parte del Servizio Gestione Patrimonio. Se corrisponde a vero che l'avvocatura regionale nel rilasciare il proprio parere in merito alla revoca dell'iter amministrativo non abbia richiesto informazione e la documentazione relativa al procedimento al competente servizio gestione patrimonio, e in ultimo, e concludo, se corrisponde al vero, e questo mi interessa. Veramente di più. Che nonostante l'attuale governo regionale abbia approvato la delibera di giunta del 270 del 2019 del programma triennale degli interventi dei lavori nella quale si prevede la realizzazione nel corso dell'anno 2020 dei lavori di ristrutturazione e messa a norma degli edifici, di proprietà, siti a pescare in via Raffaello e via Lebovi per un importo di 3 milioni ad oggi nel bilancio regionale relativi stanziamenti non risultano essere previsti. Attendo la risposta. Ah, sì, prego, poi, il sottosegretario di Annucci, sì. Grazie, prego. Signor Presidente, leggo la risposta che mi ha eh, trasmesso l'assessore Liris. e Chiedo scusa al eh, collega Pettinari se non lo stupirò nella mia risposta, ma eh, purtroppo non sono in grado di farlo oggi. In riferimento al punto 1, subito dopo l'insediamento dell'attuale amministrazione, preso atto della diversità di vedute tra il Dipartimento risorse Servizio e il Servizio Patrimonio, diversità di cui il consigliere è già a conoscenza, avendo lo stesso citato la corrispondenza intercorsa, preso atto altresì che erano state predisposte dall'uscente amministrazione altre delibere di indirizzo per la predisposizione delle deliberazioni numero 415 del 15 luglio 2019 e 868 del 27 dicembre 2019, ha ritenuto la Giunta di fornire indirizzi e indicazioni contenenti le scelte strategiche da intraprendere per la sede di Pescara. Tali indirizzi sono stati trafusi nelle richiamate delibere 415 e 868, firmate dal direttore del Dipartimento, avendo questi il compito di compartecipare alle scelte strategiche. Per quanto riguarda il punto 2, le deliberazioni citate sono atti di indirizzo. Il parere tecnico amministrativo del dirigente è richiesto su atti a contenuto gestionale, mentre il parere di legittimità deve essere espresso dal direttore del Dipartimento. In riferimento al punto 3, con l'approvazione della Deliberazione 415 del 2019, tra le altre cose è stato stabilito di avviare nell'immediato, tramite procedura di evidenza pubblica, una ricerca di mercato per una sede che, anche solo per il tempo necessario a reperire una sistemazione definitiva. Possa accogliere i dipendenti regionali che prestano attività su Pescara. Di demandare al Dipartimento risorse e organizzazione, avvalendosi se del caso del supporto di un apposito gruppo di lavoro all'uomo costituito, il compimento dell'attività necessaria all'attuazione delle linee di azione indicate al punto 1 della presente deliberazione. Resta inteso che. Fermo restando le attività demandate al Dipartimento e che da questo devono essere portate a compimento, tutto il procedimento afferente alla sede unica degli uffici regionali sulla città di Pescara, dalla giudicazione in poi, resta nella titolarità del servizio patrimonio. In riferimento al punto 4, è stato chiesto all'Avvocatura regionale di esprimere un parere, all'esito del quale è emerso incontrovertibilmente che una revoca della procedura esporrebbe l'amministrazione a pesanti conseguenze risarcitorie. Allo Stato la definizione della procedura a oggetto la Citi, a prescindere che la stessa si concluda con un atto di revoca, ovvero con un atto di impulsa procedimento, deve attendere la conclusione delle vicende in itinere. Il riferimento al punto 5, quando riportato dal direttore del Dipartimento risorse nelle citate note, non è in contrasto con gli indirizzi espressi dall'attuale organo di governo. Il riferimento al punto 6, il reperimento di una sede unica da adibire a uffici regionali sulla città di Pescara. Rimane una priorità della Giunta poiché configura uno degli strumenti di efficientamento dell'amministrazione. Su pescara infatti, insistono ben 11 sede, sedi, tutte idonee dal punto di vista infrastrutturale e tecnologico, in gran parte staticamente non perfette, e per la parte delle quali la Regione paga affitti per oltre un milione di euro. Acquisire un immobile unico al patrimonio regionale determinerebbe senza dubbio una razionalizzazione e una riduzione delle spese. In tale ottica. Ipotesi che continuano a mantenere frazionate e sparse per la città e le sedi della regione non possono considerarsi percorribili. In riferimento al punto 7, l'avvocatura regionale si è basata per la redazione del parere di che trattasi su tutta la documentazione agli atti debitamente trasmessa. L'avvocatura dovrà basarsi certamente su atti formali e non su interlocuzione stemporanea con gli uffici. Per quanto riguarda infine il punto 8... I lavori di ristrutturazione degli edifici regionali siti in Viale Bovio e Via Raffaello, per come presentati, producono complessivamente uno spazio di circa 6.000 quadrati, ad un costo di circa 13 milioni di euro. La spesa di 3 milioni di euro si riferisce, in vero, a lavori di mero adeguamento sismico su immobili di almeno 30 anni fa nei miei panni, non ho eh, l'interlocutore competente, ah, nel senso eh, 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 che la risposta no. va bene, però come... A, a, eh, enuncio, solo per lasciare agli atti, guardi, solo per lasciare agli atti. La realtà, e voglio a futura memoria che tra vent'anni, trent'anni, chi sarà qui magari, riascolteranno queste parole. La realtà è che abbiamo, e ci dobbiamo sentire tutti chiamati da questa grande responsabilità, è che abbiamo due sedi di proprietà pubblica su Pescara con un ampio spazio dove si poteva anche far, aggiungere, fare nuove volumetrie, acquisire e realizzare tutto lì la sede unica, perché abbiamo sedi di proprietà da ristrutturare, si sta tralasciando questa possibilità che sarebbe sicuramente vantaggiosa per il pubblico e per l'interesse pubblico e si sta, ci si sta ostinatamente. Andando sul mercato a, a reperire immobili costosi in affitto, locazioni rinnovabili con opzioni d'acquisto. Quindi si va sul mercato quando abbiamo sedi di proprietà che potrebbero benissimo essere ristrutturate e realizzare lì la vera sede unica della regione Abruzzo. E questo politicamente non l'ho mai accettato e mai lo accetterò, perché significa fare qualcosa di contrario all'interesse pubblico. Questo è il vero punto. Questo è il vero punto, sottosegretario. Se lo vuole riferire al collega assessore, poi leggerò questa risposta che mi ha dato, approfondiremo nei giorni successivi sicuramente. Grazie.